Salve la gente, qui Gabby e benvenuti ad un nuovo episodio di Minecraft Minigames. Qui con me, l'avete già visto, spoilerato qua, il Volpe. Ehi hey, gente, qui Fox, è venuto in questo nuovo video. Ecco, è sempre lui qua, il mio compagno di minigiochi. Molti di voi nello scorso episodio che avevo fatto su Minecraft, siccome ogni volta che mi metto questo cappellino non è che sono pelato, ragazzi, mi pelo di colpo. E non è che divento ragazzi. Mastro Lindo. Io praticamente questo qua è un cappello, lo vedete? Cioè, 80 commenti, Gabby, ti sono spariti i capelli. Cosa, ragazzi, siamo in Build Battle Game. È una sfida tra muratori di Minecraft e il miglior muratore best Eva, ecco. Vincerà. Ecco, insomma, quindi muriamoci e muriamo anche Fox. No. 3 secondi, sta per partire. Torneo di costruzione, il miglior costruttore, Mastro Geppetto. Eccomi qua, dobbiamo costruire adesso, fatemi vedere. Ton. What? Will Summiting, qualcosa che c'entri con il compleanno? Io sapete cosa faccio? Ogni volta che gioco a questo gioco, l'ho provato una volta, sbircio le creazioni degli altri. Ma guardiamo gli altri. Io voglio sbirciare un pochettino. Voglio vedere cosa fa. Secondo me tutti fanno o una torta, ma io non faccio una torta. Io faccio qualcosa, cioè è banale una torta. Deve essere qualcosa di gustoso, che c'entri con il compleanno. Magari il cappellino, quello tipo che usano. Hai presente a Natale i servi di Babbo Natale, quelli che frustacano il cappello a punta? Certo. Vediamo un po' che riusciamo a fare. Allora, siamo in creative, quindi ho cittone. Ho tutti i blocchi, posso fare qualcosa. Vediamo. E alla fine loro ci voteranno. Quindi se noi facciamo un'opera d'arte che fa merda, le zoom, è proprio rivoltare lo stomaco. Hai letto, 4 minuti rimanenti. 4 minuti. Io quindi non ho ancora fatto niente. Neanch'io, perché volevo copiare. Anch'io, qualcosa di molto strano. Quando il tempo non riesco a costruire, mi mette troppa tensione. No. Perché non fare quello, Hitfox? Perché non fare quello, Hai capito? Sto cosa stai pensando. Vabbè, sì, io faccio entrambe le cose. Io faccio entrambe le cose. Così abbiamo pure il cappellino del nanetto. E poi abbiamo anche qualcos'altro, no? E che cosa? Vuoi che te lo dico? Guardate che tenta di estorcermi informazioni. Io so già tutto, bastardo, perché ti vedo dall'alto io. Ah, ma sei, dove sei? Dove sei? Non mi stai guardando. Tu sei in un'altra stanza. A te ti hanno messo distante perché sanno che Bari. Sono una volpe di merda. Sono una volpe di Bari. Dai, io non riesco. Come si fanno a fare i cerchi su Minecraft? È impossibile. È un totano disegnato. Io sono partito con un cappellino. Ho creato un fez. Quello che mettono i turchi, tipo. Il compleanno in Turchia. Non lo so. Che in Turchia, al posto che le torte, fanno i kebab. È il kebab con la candelina sopra. Scherzi, ecco. Sai quanto è buono è? Ecco. Dopo tipo ballando con le stelle mi danno i voti. Ivan Zanzaroni 7. Per un totale di mamma mia, cosa ho fatto? Ma sembra la bacchetta di liquirizia conficcata in una bocca di un pesce. Non lo so. Senti, cambiamo totalmente strada perché questa è da vergognarsi. Se no, Gabi, si può piazzare proprio la torta, quella preimpostata di Minecraft. Proprio all'ultimo secondo. Proprio fatto così, con un pezzo di legno di fianco, proprio blocchi a caso. Poi aperta parentesi, give me points, please. Tipo su Agario, quelli che si chiamano feed me, sì. Barbonissimo la costruzione. Ma io adesso vado un attimo a spiare cosa fanno gli altri, tipo Leonardi qua. Sono i Leonardi, guardali. Un minuto! Ma sono in due quelli, come fanno? Ma come? A me sono zombie, non lo so. Come Zack e Cody. Guarda, ma ecco, monotono come una merda. Vedete, lui ha fatto una torta, io ho fatto almeno un candelabro turco con la torta sopra. Cioè, chi è più originale? Chi è? Il candelabro turco. Un minuto, ho paura. Oh, adesso devo farci anche una torta vera. No, 10 secondi, Pirlo. 10 secondi. No. Spammo torte. Spammo torte. Dai, non è possibile. È completa, potevo vincere è completa. Io mi sono fatto prendere dalla... No, raga, dai. Cosa ha fatto questo? Un picnic tortissimo. Ma dai. Come posso dargli punti? Questo è satanico. Ah, super poop. Devo dargli punti, ok. No, okay. Super poop. Banale. No, la mia è la peggiore davvero. E questa gli diamo poop, non super poop. Quindi good. Non fa proprio merda, ma merdina. Questo qua se l'è mangiata la torta. Non ha resistito. Questo qua gli metto good perché c'è ma l'ho fatta, no? Io. Ah, ok. Questo qua è un muffin di Five Nights at Freddy's del Purple Guy. Se lo mangi tipo è velenoso. Quindi mettiamo un ok, proprio perché c'è quel retrogusto di morte. Vabbè, ma è la mia quando arriva. Secondo me l'hanno tirata fuori ma totalmente. Ma la torta c'è troppo schifo. Non c'entra con... Vabbè, questa è un'altra torta, quindi poop, perché io non voglio le torte normali.
Dov'è? Ma sei fatto veramente la cosa che ti ho detto? Guardala, guardala. Guardate il cartello, guardate il cartello. Look best. Give me points. Give me points. Questi qua. Guarda, tutti uguali. Compleanno uguale torta. Compleanno uguale torta. Io ho fatto un fez. Almeno ci stava. E chi è? Ma cos'è? Cosa? Non c'è il mio nome? Perché sta cosa cagata qua ha vinto? No! Ha vinto questa! E lo sapete perché? Perché era una ragazza! Le Gold Digger di Minecraft! Esatto! Punti! Ma perché? Che lobby sei? La sua skin Redbox, dove ti hanno messo? A fare qua il fattorino. Abbiamo deciso di cambiare, adesso andremo su Pixel Painter. Insomma, imbratteremo muri, graffiti, cose così. Imbratteremo muri. Il cubo 52. Cubetto 51,191. Oh, Teme Giant. Che, mi ha buttato fuori. Enable the server resource pack. Non hai scaricato le resource pack. Stai prendendo in giro. Mi ha buttato fuori. Java in legal argument. Che cacchio. Ma è una merda. Ancora. Illegale. Il server è illegale. Stavi la polizia a casa. Ma perché c'è uno che esplode blocchi dalla testa? Via 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 via. Ok ragazzi, siamo tornati nella costruzione più bella del mondo. Perché io... Vabbè, lasciamo stare, costruiamo. E si dice fuori illegale, non può. Vai. E voglio erigere la torre di Babele. Allora, cos'è? Acqua. Water element, qualcosa con l'acqua. Vabbè, ragazzi, ho la soluzione qua. C'ho la soluzione, guarda. Proprio Super Mario mi ha dato un'ispirazione enorme. Non vedete? Ho capito tutto io della vita, guardate. Cioè, quando c'entra l'acqua, c'entra anche il... Il... Il vetrino completo. Hot Sop. Non sapete cos'è l'Hotsop? I draghi. No! Cos'è l'Hotsop? Cos'è l'Hotsop? Oh. Dai! Pozzo! Oh! Oh! Sentite il copione, adesso... La prima cosa che vedremo da Hitfox quando farà qualcosa sarà un pozzo gigante, però... Perché ho detto Super Mario prima? Adesso capitelo. Cosa c'entra un pozzo con Super Mario? C'entra. Hai visto? Hai capito tutto? Sì. Questo è un video da bannare. È illegale. Java illegal argument. Devo calmarmi ragazzi, perché vedete, inizia il delirio. Voglio sapere sta cosa. Perché bene, io in questo pozzo mi ci voglio buttare. Costruisci qualcosa di quanto bellino. Quanto tempo abbiamo per costruirlo? Me lo dici? Due minuti e due. No! Quanto tempo sta passando Hitbox? Non mi piace. Un secondo ogni secondo passa. Un secondo al secondo! Porco schifo. È uno sballo. Uno sballo, mi piace. E ora perché c'entra Super Mario? Per questo ragazzi, perché Super Mario simboleggia le monete. Perché lui tira le monete quando sbatte la testa sui muri. Tira su... tira su una moneta. È uguale. E allora il pozzo c'entra con le monete perché sapete? Perché nei pozzi gettiamo le monete per portarci fortuna, no? E quindi Super Mario uguale moneta porta fortuna. Adesso lo scrivo anche, 30 secondi, ok? Il pozzo ce l'abbiamo, abbiamo infettato tutto con l'acqua e sopra la moneta ci scrivo. Anch'io ce la sto per fare. Anch'io ce la sto per fare. E tu mi hai copiato, sono sicuro. No. Super Mario. Coin. Però Gabby, mi devi promettere che leggerai il mio cartello. Vincerò io, questa volta sono sicuro. C'è la moneta, quindi ci sono i sordi. Ci sono i sordi, ci sono. C'è il pozzo. C'è la fortuna. Mancava la dea bendata, non potevo farla, mamma. Guardate questo cosa ha fatto. Che obbrobrio. Ah no, c'è la bottiglia di glass. È orribile, guardate che merda. Secondo me stava per finire tutto. Ok, stava per creare la bottiglia si è rotta e ha spanto. Puretto. Questo cosa ha fatto? La fontana di Trevi? Ha fatto il portale per il mondo acquatico. No, ha fatto il porcile, è bruttissimo, poop. Cos'è? Una cappa? Tipo strani simboli, forse se tu sei uno scienziato... Ah, ha scritto qualcosa! Aramaico? Vai! Super poop! Super poop!
Questo vogliamo... è stato l'acqua, le goccine, le goccioline d'acqua. No, le goccioline mi sono piaciute leggendarie. Mi viene da piangere, faccio io le Swag goccioline. Leggendaria. Ah, poi abbiamo un portale per il mondo di Nettuno. Qua, bellissimo. Questo qui è quello del Minecraft Story Mode. Sì, ci ha buttato qualche barca così, ha detto, bah, la vomito nell'acqua. Buttiamola, le esco subito. Una goccia! Applausi per tutte queste belle gocce. Applauso. Perché, ragazzi! No! Guarda... No! Guardate, no, no, tutti, Gabby, guardate... Guardate, leggendari, mi do auto leggendari. Non puoi, te lo metto io però, va bene, te l'ho messo. No, ma guardate come tutti erano osservati, incuriositi. Io ho creato almeno qualcosa di nuovo nel mondo. Interessante. Cos'è, una bacchetta magica che crea la pioggia? Ah, ok. Praticamente sta paletta è la paletta della maga della pioggia, che crea la pioggia intorno. Poop. Ma il mio non l'ha mostrato! No! Fox non l'ha neanche... Non me l'ha neanche mostrato! Ma mi ero spammato, ho messo un cartello così tu iscrivetevi a Hitfox. E manco me l'ha mostrato. Vergognoso, vergognoso. Ma state scherzando? Oh, super poop, capito? Troppo. Tu, però mi ha buggato nei cartelli. Il tuo non raggiungeva il super poop, l'hanno messo indietro. Tipo, non c'è. Fuori categoria. Treasure chest, quindi c'entra con il tesoro. Ma sapete cosa ci metterò dentro questa chest? No. C'entra ancora Super Mario, quindi avete Basta. Capito. Basta. No, no, e poi non solo Hitfox, c'è anche il tocco di classe. Cioè? Cosa c'è insieme alla chest? Sordi? No, no, oltre ai soldi. C'è un'altra cosa insieme alla chest. Illuminami, non lo so. Ti illumino, praticamente c'entrano i pirati e le spiagge dei pirati. E ma, anche le palme. Ti ricordo che vacanza. Hai 2 secondi per costruirla. No, 4 minuti, Hitfox, non dire bugie. Abbiamo tutto il tempo. Vai. Abbiamo tutto ciò che abbiamo desideriamo, capito? Ok, ragazzi. Ok, ragazzuoli. Abbiamo... Perché? Perché questa... Non posso dire ok, ragazzuoli? No. Sto creando una chest in 3 ore di video? Ah, ma che... No! Mi sono rovinato! Mingi, guarda! Sai cosa ho fatto di sbagliato? A cosa? Parte che sembra il dente di un tricheco, però... L'ho... What? Non l'ho aperta la chest, io dovevo farla aperta, sennò come ci nascondo l'oro? Vabbè, faccio una chest aperta dal sopra. Tipo come se l'avessero bucata con forza per griffarla. Ragazzi... Sì, sì, qua One Piece... Ma porco cane, Hitfox, me lo dici adesso? Potevamo fare One Piece, tipo Gold Roger. Mi è venuta... Sai cosa potevamo Gold fare? Roger. Gold Roger con i denti d'oro. Vabbè, questo è già un tesoro. Guarda, qualche palma, un mojito e siamo già nelle Bahamas. Sembra un salvadanaio di quelli che ti vendono in qualche negozio dimenticato dell'usato. E il mio salvadanaio del tricheco. Qua in giro ci mettiamo allora un pezzo di terra, dirt. Tranquillo, Fox. Tranquillo, Fox. Se non ci sei tu, ci penso io con le mie palme dorate. Ho creato tutto, ragazzi, la cesta del tesoro che ricorda vagamente qualcosa di pirati. Non ho avuto il tempo di farci la sabbia sotto. Se avessi fatto la sabbia avrei vinto. E vabbè, ragazzi, non si può avere tutto dalla vita. Invece sì che si può avere tutta la vita. Fai sta cazzo di sabbia, ce la puoi fare. Dai, in un minuto, motivami, dimmi qualcosa che dai, mi motivi. Gabby, dai. Vai, abbiamo le palme, abbiamo quasi la sabbia. Sand, 15 secondi. Dai, comunque non arrivi primo, dai che ce la fai. Sand. Pirati. Sand! Anche un secchio d'acqua a caso! Un secchio d'acqua a caso! L'atmosfera! Nei pirati della cesta dorata! No! Dannatemi, sono illegale! Ma come ha fatto questo qua a fare tutta sta roba in così poco tempo? Ma cos'è poi? Ma cos'è? Ah! Mi ha copiato! Avete visto? Avete visto che mi ha copiato? Super poop perché mi ha copiato? Cioè, vede, ha fatto la cesta aperta! Stessa neanche mia idea! L'ho fatta. È perché tu mi hai copiato da me, ma no. Lui ti ha copiato da te forse. Tu hai detto un casino di cose diverse, tipo non si capiva niente, quindi... Sì, ma guarda, fanno tutte le ceste che si aprono, perché? Perché sì, perché la mia idea l'ho scritta in chat. Vabbè, ok, ragazzi, ok, cos'è questo? Eccola. Ci copiamo a vicenda, ci copiamo sempre a vicenda. Guarda, anche questo, un'altra chest. Siamo a 7. Che cazzo devi fare, Gabby? Ma potevi farti tipo un pirata con i denti, tipo una sciabola dorata, un dente d'oro. E il treasure dove lo metti? Guarda questo, neanche riuscito a completarlo. Voleva fare un lavoro mastodontico, ha detto, beh dai, basta. Tanto non vinco niente. Se avessi tanto vinto sono divertito. Ho meglio da fare. Ora, spero di vincere. Guarda l'opera. Orribile. Guarda, super poop. Leggendari. Non puoi votarti da solo, super poop. Ce ne fosse uno che avesse fatto una chest normale, ce ne fosse E anche uno. Tu l'hai fatto con gli altri. No, però io ho avuto l'idea per primo. E questo è diverso però, che cos'è? Questo è un arcobaleno, però anche questa è una cesta tipo di quelle che trovi nelle culle per donne. No, perché dall'altra parte c'è una faccia. Ma non capisco. Ha vinto questo.
Ma perché non c'è mai il mio nome? Io sono arrivato. Io meriterei di più. Neanche tra i primi tre. No, ragazzi, io mi suicido tipo gettandomi nell'oro. Faccio tipo paperone e mi getto nel deposito. Questo era tutto per questo video. Noi speriamo che vi sia piaciuto. E quindi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi. Di merda fatta nella lontana infatti. Ciao che pistello. Ho notato. Mi stanno portando via. Dove sei finito? Ragazzi, mi stanno rapendo gli alieni. Non so che sta succedendo, ma sto andando. Non lo so.